Direttore artistico di questo festival arrivato alla 10ª edizione, qual è più o meno il fil rouge che ha mosso nella scelta dei vari ospiti? Allora, questa 10ª edizione è stato proprio il fil rouge, l'idea è stata quella della diversità di temi, di idee, di discussione con il pubblico su temi che toccano il nervo scoperto, diciamo così, della società di oggi. E non volevamo fare soltanto un festival letterario, volevamo fare un festival che parlasse di libri e di idee. Questo era il tema centrale di questi 10 anni, perché in questi 10 anni a Seravezza sono passati quasi 70-80 autori, tra scrittori, critici, giornalisti. E poi l'altra chiave è stata quella del rapporto tra giornalismo e letteratura. Anche questo è stato un altro tema centrale, e come elemento, diciamo così, come terra di nessuno, che in realtà poi è di tutti, perché tra letteratura e giornalismo c'è stata sempre un'osmosi, diciamo così, una delle grandi ricchezze del Novecento letterario, che ancora oggi è in un giornalismo in grande trasformazione, in grande cambiamento, diciamo che e diventa ancora oggi centrale discutere su queste tematiche. E poi è stato il tema, appunto, come dicevo prima, di toccare i nervi scoperti della società di oggi, dalle città, dai virus, dalle cose che abbiamo vissuto in questi anni difficili, complessi, in questi anni di trasformazione, per cui il festival voleva essere e vuole essere soprattutto un momento di raccolta di idee, di dialogo, di libri, di autori, di personaggi che hanno, e anche di giornalismo, insomma, che raccontano la società di oggi. Qual è stato l'ospite più difficile da convincere? No, sono tutti, anzi, tutti vengono molto volentieri qui a Seravezza. Alcuni hanno addirittura, dopo qualche anno, dicevano: ma non mi invitate più a venire, perché insomma ci siamo trovati bene, è un bel festival, è una dimensione anche ancora quasi colloquiale con il pubblico, perché i festival sono, magari ci si trova di fronte a 300 persone, 400 persone, diventano quasi spersonalizzanti. Qui invece c'è la possibilità di una dimensione ancora molto umana, molto, molto bella, in un ambiente straordinario come appunto il Castello Medicio di Seravezza, per cui diventa un posto fantastico. Poi ci sono questo teatro, sì, in caso di pioggia come quest'anno, quindi in realtà sono gli autori che ci chiedono addirittura di poter venire e di poter partecipare, e quando vengono vogliono tornare, quindi vuol dire che stiamo seminando bene, abbiamo seminato bene in questi 10 anni, quindi è un momento di riassunto, diciamo così, di fare un punto della situazione per i primi 10 anni e sicuramente di spinta verso il futuro.